Un saluto a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati su Fase 2. Ugo Coccia vi saluta, vi ricorda sempre di frequentare le nostre pagine su Facebook e su Twitter. Allora, oggi un ospite d'eccezione, un amico, un collega, ma soprattutto un musicista, Arturo Stalteri, ciao. Buonasera, buongiorno a tutti o buonasera se preferite. Grazie di essere qui a rivivere la storia del gruppo dei Pierrot Lunaire. Di solito quando sei ospite nelle mie trasmissioni presentiamo il tuo materiale, ce ne sarà anche a Iosa nei prossimi mesi, però non diciamo niente, insomma ci risentiremo per questa cosa, mentre oggi riviviamo l'ultrapassato. Che sono 40 anni ormai, quest'anno è il quarantennale. Quarantennale dei Pierrot Lunaire, un gruppo che è assimilabile al genere prog rock, un gruppo che ha vissuto la sua esperienza circa a metà degli anni 70, è un gruppo che ha rilasciato due dischi e poi più tardi è uscito anche altro materiale. Ma soprattutto Arturo, Pierrot Lunaire nasce dal connubio tuo con Gaio Chiocchio. Ecco, io vorrei che tu ricordassi anche la figura di Gaio, che non c'è più. Non c'è più dal 96, quindi sono quasi 20 anni, e secondo me è una figura un po' troppo facilmente dimenticata, perché Gaio è stato un grandissimo talento in vari campi. Noi ci conoscemmo praticamente quasi da bambini e ci siamo ritrovati poi al liceo, anche se non nella stessa classe, e io mi ricordo, appunto, rimasi colpito perché una mattina Gaio propose un concerto con un trio alla fine dell'anno scolastico. C'era sempre un concerto finale, quell'anno fu Gaio con un suo trio a proporre del materiale, e io rimasi colpitissimo dalle sue canzoni. A quei tempi cantava tutto in inglese, il gruppo era anche molto rock. E possiamo quindi dire che scuola era? Era il Tacito, che era la succursale del Mamiani a quei tempi. Quindi ti parlo. Stiamo parlando del Tacito di Roma. Del Tacito di Roma, ovviamente, sì. E quindi lo chiamai e dissi: Gaio, ma questi pezzi sono bellissimi. A quei tempi ero amico di Michele Mondella, che era un grande promoter, lo è tuttora, della Hit Records, che era un'etichetta di Vincenzo Micocci, quella che aveva scoperto Venditti, De Gregori e molti altri. E quindi dissi: perché non proviamo a farle sentire a questo mio amico? E Gaio accettò. Insomma, per farla breve, facemmo questo provino, Michele rimase colpitissimo e ci fece conoscere Micocci, il quale poi ci mise sotto contratto. A quel punto chiamammo Vincenzo Caporaletti, che era un vecchio amico di Gaio, perché volevamo essere almeno un trio. Vincenzo poi suonava chitarra e basso molto bene, Gaio era un po' l'strumentista, era più che altro un tastierista, e insieme mettemmo su, appunto, questo Pierrot Lunaire. E Gaio fu l'anima del gruppo, perché il primo disco infatti è quasi interamente materiale suo. Poi si è affermato moltissimo come paroliere, ha scritto per La Mannoia, per Cocciante, per Minghi, ha fatto due suoi dischi, e poi purtroppo un brutto pomeriggio dell'estate del 96 ha avuto questo infarto, si è sentito male e se n'è andato nel giro di pochissime ore. È un piacere per me ovviamente ricordare Gaio e ricordare un talento enorme che secondo me avrebbe potuto fare ancora tanto, tantissimo, perché poi lui in quegli anni prima di morire voleva riformare Pierrot Lunaire, mi aveva chiamato, aveva già contattato Vincenzo, io però ero veramente molto lontano ormai da quel genere, e poi mi sembrava sempre un po' triste riformare un gruppo che ormai aveva già quasi 20 anni. Però nel caso di Gaio era un'operazione non dovuta a una forma di revival, era proprio un suo desiderio, lui aveva sempre amato moltissimo il progetto e nel suo cuore non l'avrebbe mai abbandonato, credo. Hai detto polistrumentista, io volevo aggiungere polivalente anche nei suoi gusti, perché passava appunto dalla musica leggera a ascolti molto difficili, a proposte anche difficili. Nel tempo poi Pierrot Lunaire hanno avuto delle gratifiche, almeno dal punto di vista del riconoscimento, perché non solo oggi ne possiamo leggere sulle fanzine, sulle webzine, sulle riviste web, ma anche e soprattutto l'Estremo Oriente, no, ha tributato un omaggio a questo gruppo, perché oramai entra nel catalogo dei gruppi prog italiani che sono molto ascoltati e riprodotti poi su CD nell'Estremo Oriente. Sì, ristampati in Giappone, in Corea, sia su vinile che su CD più di una volta, e anche per fortuna anche in Italia i CD sono stati tutti più volte ristampati dalla stessa BMG, dalla MIP Records, che è un'etichetta di Padova che ha sempre avuto una grande attenzione per il prog di quegli anni.
Diamo spazio alla musica di Pierrot Luner, primo disco quando fu qualche curiosità. Ma guarda, il primo disco si chiama proprio semplicemente Pierrot Luner. Pierrot Luner, appunto, l'ispirazione sono le poesie di Albert Giraud, da cui Schoenberg trasse la sua famosa opera tonale. E noi eravamo molto decadenti, Giraud era molto decadente, il e Pierrot. Soprattutto eravate entrambi di cultura classica. Sì, assolutamente, assolutamente classici, anche Vincenzo Caporaletti era molto legato al classico, poi appunto c'era questo Pierrot un po' cattivo che non era assolutamente il Pierrot buono. Gaio aveva una grande passione per Edgar Allan Poe, noi ci trovavamo negli studi dell'RCA allora nel luglio del 74, appunto per questo dico 40 anni, molto preoccupati, molto emozionati. Insomma, fu una gestazione un po' complicata perché abbiamo litigato molto, però eravamo, sai, quando sei molto giovane, eravamo tutti sotto i 18 anni, una cosa del genere, comunque intorno a quell'età, e quindi spesso si discuteva proprio su un passaggio, su una nota, anche se avevamo fatto più di un provino. Però mi ricordo proprio come incidemmo questa Lady Ligeia, appunto, che è ispirata a un racconto di Edgar Allan Poe, grande passione di Gaio, che fu il primo pezzo che mi fece ascoltare a 15 anni al pianoforte, quindi per questo mi piace riproporlo. È un pezzo molto decadente, però lì Vincenzo è un'idea, devo dire Vincente, mettere un basso completamente al di là di quello che poteva essere il pensiero del pezzo, che lì per lì ci lasciò molto perplessi, e invece secondo me poi funziona, da un movimento particolare a questa sorta di melodia molto sognante. Allora ascoltiamola, Lady Ligeia, Pierrot Luner. Era il brano Lady Ligeia. Perché Pierrot Luner? Cioè, io pensavo che ci fosse anche un richiamo legato a qualche canzone, a qualche brano che voi ascoltaste, o no? No, no, assolutamente. Guarda, l'idea del Pierrot Luner fu... Intanto noi avevamo ascoltato questa opera tonale di Schoenberg che ci sembrava una cosa pazzesca, e lo era in effetti a quei tempi. Però l'idea poi di usare il titolo fu proprio di Vincenzo Micocci, il produttore, che disse: secondo me è un titolo adatto a voi, perché le poesie di Giraud sono molto, molto decadenti, un po' notturne, un po' crepuscolari, come in fondo è anche il vostro carattere, non solo la vostra musica. E quindi fu lui a convincerci a usare questo termine. Questo conferma il fatto che i produttori dell'epoca
potevano essere magari discutibili per certi aspetti, ma quanta cultura c'era, Ma no? Ecco. assolutamente, assolutamente, ma poi soprattutto stiamo parlando di un personaggio che adorava la musica classica, la musica contemporanea, seguiva il jazz, Vico ci scrisse anche libri dal punto di vista musicale, cioè non era semplicemente il discografico, tra virgolette, poi aveva tutti i tic, tutte le manie e le insicurezze di un discografico che si butta in un progetto sicuramente non commerciale, tra virgolette, però vuole farlo perché vuole lasciare un segno e non solo guadagnare dei soldi. Non credo che guadagnò molto con i nostri primi due dischi, cioè hanno incassato molto più negli ultimi anni con le ristampe che all'epoca. Abbiamo anche scherzato su Vincenzo Micocci a riguardo della famosa canzone di Alberto Esatto. Fortis, Vincenzo io ti ammazzerò, ma insomma Vincenzo Micocci era poi anche altro, era anche questo, appunto, un Assolutamente. personaggio di grande cultura e anche di, per questo anche di grande vicinanza con i musicisti. Il secondo brano che ascoltiamo da questo disco, il secondo brano che hai scelto tu, insomma. Secondo poi quelli che sono i tuoi ricordi, Beh, i tuoi sì, legami anche, no? certo. Con la prima esperienza di Pierrot Luner. Sì, questo è il re di Rai Pure. C'è un motivo, un punto, perché in realtà Rai Pure è un termine, non esiste questo luogo, però esiste Rajpur, che è un luogo che si trova nell'India orientale. E anche questo è un ricordo d'infanzia di Gaio. Il nonno di Gaio gli raccontava da bambino le mirabolanti avventure di Rajpur, questo luogo immaginario, e lui è rimasto sempre così impressa questo luogo un po' magico, e quindi scrisse questo Re di Raipur, la storia di un re infelice che per catturare la luna è destinato a soccombere. E sentiamo anche questo secondo episodio, Pierrot Luner.
Era il brano Redirei pure, Pierrot Luner. Cosa succede dopo l'uscita di questo disco? Cosa avete pensato? Quali erano i progetti? Allora, intanto succede una cosa che oggi è quasi inverosimile, che ci fu un sacco di promozione. Noi andammo addirittura 2 volte su Rai 1, una volta in prima serata in un programma alle 9 della sera di Gianni Morandi, che era un'affermazione, un'altra volta in seconda serata in un programma che si chiamava Adesso Musica, in cui proponemmo proprio un pezzo del disco. Però era il problema di quel disco, di quei dischi, di quell'epoca, è che non c'era una forte distribuzione, quindi il disco si trovava con molta difficoltà nei negozi e questo devo dire che ha penalizzato molto le vendite. Quindi avevamo un grande successo dal punto di vista della stampa, però poco rientro dal punto di vista economico, ma era anche in qualche modo previsto. A quel punto però volevamo cambiare, cioè io ho sempre ritenuto quel disco un disco molto carino, molto sereno, molto fanciullesco, però volevamo fare qualcosa di un po' più dirompente. A quel punto già Vincenzo era da un'altra parte, si interessava più al jazz e alla critica musicale, quindi lasciò il gruppo. Noi trovammo una cantante lirica inglese, Jacqueline Darby, che amava tra l'altro Schoenberg, una musicista, fece anche musica atonale, e così nacque un altro disco che si chiama Gudrun, che è l'opposto del disco Anche precedente. perché cambiano proprio no, non soltanto un personaggio, un ruolo, ma cambia proprio. Sì. Esce un chitarrista e entra una cantante lirica, quindi Certo, cambia proprio una forma. sì, era cambiato anche un po' nel Gudrun del 77. Noi ci interessavamo moltissimo alla musica tedesca di quegli anni, dai Faust ai Popol Vuh, e quindi eravamo cambiati anche un po' i nostri ascolti. C'era stato anche David Bowie che era andato in Germania a Esatto. produrre dei dischi con Connie Plank, e quindi immagino che anche quello Sì. aveva inciso perché no, ebbe anche una grande eco questo Infatti ci fatto. influenzò molto, così come Baraganino con i Cluster, insomma, stava cambiando e quindi la musica si fece molto più dura. Infatti Gudrun spiazzò un po' chi ci conosceva per il disco precedente, però come si può dire, ci regalò una grande dose di rispetto da parte della stampa. Quindi non eravamo più il gruppetto giovane che nasceva, che cresceva con un disco ben, diciamo, molto morbido, ma qualcosa di un po' più maturo, un po' più serio. E quindi direi che eravamo molto. E poi lo incidemmo veramente in uno stato di grazia, eravamo veramente in simbiosi io e Gaio in quel progetto. Fu quasi un sogno. Lo incidemmo tra l'altro nel periodo natalizio. Io adoro il Natale, per cui ero già felice per quello. E quindi credo, insomma, che sia un disco che credo, insomma, magari modestamente, che abbia lasciato un buon segno. C'erano delle suggestioni anche che venivano da Battiato, secondo me, Assolutamente. personaggio che poi ritroveremo in futuro in una delle Eh tue sì, produzioni, ma non voglio dire certo, grande amico perché oltretutto, sì. mi sto sbilanciando troppo, però sicuramente. Fetus è stato uno dei vostri ascolti, il primo disco di Battiato, insomma, qualcosa rientra. Ma infatti come Battiato era già a quei tempi 30 anni avanti, cioè lui si era più legato alla musica cosmica, alla Germania, al misticismo rispetto invece al prog che era più inglese, no? Per cui il suo modo di usare l'elettronica, lui si innamorò del VCS3, lui ha raccontato spesso che conobbe questo strumento e gli cambiò completamente la vita. Io adoravo Battiato, anche Gaio, Fetus lo ascoltavamo continuamente, così come anche sulle corde di Aries, che secondo me è un altro disco strepitoso. E infatti qualcuno nelle recensioni scrisse che ricordavamo in certi momenti Franco Battiato. Per noi fu naturalmente un grande privilegio, un grande onore, non certo una critica. Da Gudrun, un primo brano, Giovane Madre, vuoi dire qualcosa prima Velocemente, dell'ascolto? Giovane Madre è ispirato a un gruppo dell'epoca che si chiamava Carved Air, un gruppo inglese, Sonia Cristina, grande cantante, ora mia grande amica, e loro hanno fatto tra l'altro un nuovo disco dopo 40 anni. C'era un pezzo sul loro secondo album, si chiamava Young Mother, e noi ci ispirammo solo nel titolo a questo pezzo. Thank you.
Era giovane madre, Pierrot Lunaire, dal secondo disco, Gudrun. Ecco, l'apporto di questa cantante lirica, che, ecco, se vogliamo entrare un po' nel dettaglio, Certo, perché è fondamentale. sì, sicuramente lei ha influenzato molto anche il nostro suono, perché lei appunto veniva dalla scuola anche della musica contemporanea, quindi poi si vestiva tutta di nero, era un tipo molto dark, Jacqueline, che non arrivò subito. Tra l'altro lei viveva in Italia, viveva vicino Firenze, poi ora è tornata in Inghilterra a una scuola di musica, quindi ogni tanto ci sentiamo al telefono. E noi provammo tantissime, noi volevamo. Noi non eravamo due cantanti, io e Gaio, per cui cercavamo una voce importante, volevamo una donna e volevamo effettivamente una voce un po' sopranile, ma non avevamo mai pensato a un soprano vero classico. Quindi cioè, ci recavamo insomma alla Hit e lì cominciamo ad ascoltare alcune cantanti. Mi ricordo anche Sybil Monster, che poi fu a Sanremo, guarda caso, con un pezzo di Battiato, vedi come Battiato torna sempre, che cantava molto bene i pezzi di Buffy St. Marie. Finché un bel giorno arrivò Jacqueline, appunto, e ci cantò due cose solamente con la voce, due cose un po' atonali, noi rimanemmo assolutamente folgorati. Quindi lei fu un elemento catalizzatore, in qualche modo ci diede questa spinta, no, per unirci e costruire veramente insieme. Mentre il primo disco è più frutto singolo, cioè diciamo un 80% di Gaio, un 10% mio, un 10% di Vincenzo, lì veramente il 100% è scritto insieme. E Jackie ha contribuito moltissimo. Jacqueline o Jackie, come la chiamavamo noi. Jackie ha anche contribuito un po' idealmente nell'idea di Gaio, che amava molto questi personaggi di Edgar Allan Poe femminili. Sì. Infatti adesso ascoltiamo un altro brano da un racconto che si intitolava Morella, come la canzone. Infatti, ho scelto questo anche perché qui si sente molto bene, ad esempio, il timbro vocale di Jacqueline, che su Giovane Madre, come avete sentito, faceva solo delle risatine. Qui invece canta tutta una parte ed è un testo che è tratto proprio dalla novella di Edgar Allan Poe, questa Morella, che è un pezzo veramente scritto molto molto cupo, in cui c'è una sorta di canto all'interno del racconto, che Gaio ha preso senza modificare praticamente nulla delle parole, e Jackie è riuscita ad adattare alla nostra armonia. Morella.